a tutti quanti e buon anno, cari telespettatori della TVNE, a questa nuovissima prima puntata dell'anno di Più che Vincitori. Più che Vincitori è un programma speciale, come sapete, lo dico sempre, mi piace ripeterlo sempre, che vuole unire la passione per lo sport e soprattutto per il calcio qui in Italia all'amore per Dio. Infatti stiamo vivendo con, pensate, più di 120 ragazzi un'esperienza calcistica incredibile, che però vuole portare un messaggio più forte, il messaggio della salvezza, il messaggio di Cristo nostro Signore, che arrivi proprio al cuore. Bene, però voglio subito importarvi in questa puntata speciale, in cui non ci sono ospiti, ma abbiamo dei collegamenti speciali. Soprattutto oggi vogliamo mostrarvi quello che è successo di glorioso nella bellissima giornata di inaugurazione che c'è stata ormai a metà ottobre, ma che è stata qualcosa di bellissimo con Guzman e le Gortaldi, quindi restate con noi. Ma partiamo subito con quello che è successo nell'ultima giornata di calcio, la quarta giornata, che vede questi risultati: Ecclesia Dunamis 2-6, United Kingdom Real Jesus 3-3, Scegli Gesù Sorgente di Vita 6-0, Faro Real Reconciliación 6-3, New Team Battle United 11-2. Per una classifica che vede al comando campione d'inverno, possiamo dire, la New Team con 12 punti insieme a Dunamis e Scegli Gesù, poi United Kingdom a 5 insieme a Real Jesus, Faro a 4, Sorgente di Vita, Battle United e Real Reconciliación a 3 punti, chiude fanalino di coda Ecclesia con un punto. Ma non perdiamo tempo, scendiamo anche noi in campo a vedere quello che è successo in questa bellissima quarta giornata di Più che Vincitori.